Facciamo una cosa seria, ragazzi. Se questo video arriva a 10.000 like, il prossimo video faremo insieme, avremo tutti quanti i capelli di un colore che sceglierete qui sotto nei commenti e dovrà essere il colore con più like. Io blu, ok? Io pensavo rossi me li tengo. Io pensavo a blu, però è chiaramente il colore che sceglierete voi. Quindi colori anche ambigui, clamorosi, pazzeschi. No, non dir così che ci fanno fa beige, porco due. Ma lo sai che, vabbè, non so per no, bello. Comunque, lo sai che tipo uno con cui mi stavo a sentire mi ha detto: ma te conosci Federico Marconi? È mio cugino. Mandalo a fanculo pubblicamente su sto video. Ma vaffanculo persona con cui ti sentivi con Alice. Forse lo sta rivolto, insomma. Ha realizzato in ritardo e mi ha pure lisciato. Un applauso ad Alice che è uscita con 94 da liceo. Yeah. Brava! Bentornati qui sul mio canale, incredibilmente a casa mia. Perché? Ci siamo. Perché con questo nuovissimo video che non c'è mai stato, mai esistito nel mio canale. Perché siamo qui, lo dice lei, con un. Preferiresti? No. E come cazzo si chiama? Preferiresti? Sì. Stavo pensando a un'altra cosa. Con un preferiresti assieme ai cuginetti. Sei un coglione. Ai cuginetti con i quali, insomma, abbiamo fatto già altri video che vi lascio qui sopra nelle schede. Abbiamo fatto baciato mio cugino. Cioè, che non è lui, cioè lui è una femmina, lui, insomma, lei, io vedo il video. Ho baciato mio cugino, che poi non era vero, quindi vedetevi quel video per scoprire qualche cosa in più. E soprattutto abbiamo fatto un Aimai quest'inverno. Proprio. Che c'era anch'io. C'era anche lui. Troppe volte esci, sei tu quando non devi esserci, lo sai, sì? Però adesso ci fai perdere tempo, quindi continuerai con il video. Grazie, perché poi non mi pagano. Cioè, il video poi è troppo lungo. Non è vero che stai al contrario. Seguitemi su Instagram se non lo fate ancora, Tartino Basso, Fede Marconi, Tartino Basso. E poi vi lascio adesso sopra di loro anche i loro nomi. Di il tuo e poi di il tuo. Alice Abelavigne. Ok, poi mi parla bene l'italiano. E di qua invece Altresietto Tartino Basso. Che nome da bimbo minchia. Infatti. Allora, leggiamo un po' di commenti. Io ho chiesto le domande specificando. Non fate domande a cui posso rispondere solo io, ma tanto voi non capite. Cioè, io pure se ve lo scrivo in arabo cambia poco, se siete un po' autistici effettivamente. Però vi voglio bene lo stesso. Allora, io partirei, ecco, con una domanda proprio piccante. Una domanda calda, una domanda calda. Allora, Simone ci chiede: preferiresti essere bruciato vivo? Ecco perché era calda la domanda. O essere sparato nelle tempie? Beh, sparato nelle tempie, muori sì. Prima non soffri. Bravissima, la motivazione dipende. Come dipende cosa? Se te la puntano e aspettano mezz'ora soffri. Perché invece muori bruciato? Perché dipende quanto ti danno il fuoco. Vabbè, muori soffri. Cazzo, stai a sentire. Ah, questa è una domanda abbastanza classica, però curiosa. Giulia ci chiede: preferiresti essere ricco ma brutto e odiato da tutti, o essere povero ma bello e amato da tutti? Povero ma bello. Vabbè, povero io ma bello. Lo sono. No, allora, questa qui è una domanda proprio compromettente. Secondo me Lomba04 si è impegnato o si è impegnata per fare questa domanda. Bello. Nel senso che anche lei o lui è un po' autistico. Preferiresti avere le gambe ma non poterle utilizzare perché sono paralizzate, oppure non avere le braccia? Ti voglio bene, Bomber. Ma che merda di domanda. Ma che cazzo di domanda è? Cioè, è proprio discriminatoria contro le persone malate. Cioè, ma fai veramente schifo. Chiunque tu sia. Vabbè, però potremmo anche rispondere. No. Io nessuna delle due. No, infatti, non preferirei. Io non preferirei. Vabbè, io. Andiamo avanti. Murru Ilaria, preferiresti uscire ogni giorno con una celebrità diversa oppure stare con la tua crush? Che vuol dire? È la tua cotta. La tua cotta, okay. Sarebbe. Per sempre. Allora, in questo momento non ho una crush, quindi uscire ogni giorno la con seconda. Una celebrità diversa. La seconda pure io. La seconda. Simone, non so se è il Simone prima, però nel dubbio Simone ci scrive: preferireste, è l'unico che ha capito il senso del video, ci ha fatto domande tutte e tre, bravo. Grande, un bacione, no, un abbraccione che poi dicono a gay. Allora, avere la donna barra uomo, per te, no, a meno che non sei Lella. No, Lella. Non so Lella, tranquilli. Non sei Lella, no. Sei sicura? Sicurissima. Fatti avanti. Più bella del mondo per una settimana e poi non fidanzarti con nessuno o stare con una ragazza bruttina per sempre? Cioè, dipende. Vabbè, perché se ti piace. La prima te la motivo. Dipende se tu hai la necessità di essere fidanzato per forza nella vita. Infatti. O se stai bene con una persona. Io personalmente, e lo dico con tutta la sincerità del mondo, non guardo solamente l'estetica. Ma se una è brutta, è un cesso, col monociglio, i baffi. Allora
era un occhio solo a quel punto. Sì, ma non ha detto cesso infame, uscire da un parto anale su un'autostrada insieme a tre zingari che l'assistevano. Hai descritto un film horror fondamentalmente. però no, a parte questo, non è che ho la necessità di essere fidanzato per forza. Quindi se tu mi dici ora stai con una ragazza bella, ti ci trovi bene, passi, però non sei più fidanzato, non è che io devo essere fidanzato per forza. Sì, va bene. Quindi però, addirittura sì, per essere fidanzato fammi una brutta, non esiste. No. Quella di Frasco è una bella domanda. Dai, dai, Frasco. Allora, preferiresti mangiare cacca per un mese o uccidere Snoopy? Gianni, un po' di merda, grazie. Allora, Viola Liberatore mi fa una domanda personale, poi se la rispondete anche voi. Chiede, che poi va bene pure per voi, però aspetta. Chiede: preferiresti vivere a colori con Fuse Gamer o Sespo 1999? Vogliamo saperlo, e ti dico che ho paura che Sespo, essendo gay, mi possa stuprare, quindi vado da Fuse. Signori, siamo arrivati come ogni volta, come ogni video, alla fine, perché c'è l'ultima domanda. Cazzo. C'è l'ultima domanda. La domanda più bella, la domanda più emozionante. Ivan, trattino basso, Dust, da non confondere con quello con cui facevate il pongo, 1107 ci scrive. Ci scrive, no, fermi un attimo. Seri, ci state pronti psicologicamente? Ah, Das. Sì, però hai rotto il cazzo, eh. Allora, ci siamo? Ci siamo? La domanda è mi saluti Fede per favore? Emoticon di WhatsApp. Fai un video sul calciomercato della Roma? Fede, sei un grande e forza Roma. Emoticon di WhatsApp. No, senza. Non ha messo neanche un punto perché... Bravo! C'è la crisi, bravissimo! Apprezziamo! Quindi, signori e signorine, Alice e Alessio, invocato e non, siamo arrivati alla fine di questo cosa faresti. No, non è vero, era un preferiresti. Era un preferiresti. E quindi, se voi volete un qualcos'altro, tipo cosa faresti se o tutto quello che volete, insomma, diteci qui sotto nei commenti. Allora, ragazzi, l'abbiamo detto scherzando all'inizio del video, però se questo video raggiunge i 10.000 like, quindi appunto 10.000 like, che poi ho fatto il 5, 10.000 like per questo video, lasciate appunto un commento qui sotto con quello che vi pare, anche con la vostra pagella delle analisi del sangue dell'anno scorso. Se no, dite già, iscrivetevi al canale, che altro che cazzo, okay, di i social roba buona, i social e poi sono io che vado avanti, li trovate qui sotto in descrizione. Per il momento è tutto, un bacione e ci vediamo al prossimo video, perché ero partito in quinta poi mi sono ammazzato. Vabbè, ciao raga. You too, shit.